Ciao a tutti i lettori e bentrovati con questo secondo appuntamento della mia TBR del 2015. Per chi ancora non mi seguisse, quindi per chi ancora non sa di che cosa si tratta, TBR sta per To Be Read ed è la lista stilata per questo 2015 e contenente quei libri che vorrei leggere e quindi mi sono quasi che mi impegno a leggere per questo 2015. Lo scorso mese abbiamo visto insieme Il buio oltre la siepe, e invece per questo secondo appuntamento ho scelto Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Addon, non so. È dell'Einaudi. E questo porta il prezzo di copertina di 9,80 euro e le pagine sono 247, quindi è abbastanza veloce, piccolo e tra l'altro amo questa versione perché è flessibile ed è abbastanza maneggevole. Se continuiamo a parlare di grafica, vi dico subito che l'unica cosa che mi ha disturbato molto è questa, ovvero che c'è troppa luce, ok. Tra le prime parole del rigo da leggere, insomma, tra il rigo da leggere e il titoletto che riporta appunto il titolo del libro, c'è poco spazio. Quindi ogni volta che si va a capo, almeno a me questo succedeva, ogni volta che andavo a capo c'era questo titolo che mi rimbalzava agli occhi ed ero tentata di leggere, come se lo inglobasse all'interno del testo stesso. Ok, sono vaneggiamenti da lettore, però insomma sapete che commento tutto dalla copertina alla grafica in generale. A parte questo piccolo difetto, vi posso certamente dire che sono contenta di essere incappata per la seconda volta in un libro che mi è piaciuto molto e quindi questa lista che ho stilato si sta rivelando davvero davvero piacevole. Sono titoli che ho sempre sentito in maniera ridondante, citati come appunto testi imperdibili piuttosto che letture assolutamente straordinarie, e quindi ho appunto messo quei titoli che ai più risultano essere titoli che vanno assolutamente considerati. Di che cosa parla questo libro? A parte il titolo bizzarro, in realtà diciamo che lo possiamo considerare un giallo. Perché? Perché nel giardino di fronte alla casa di questo bambino, che scopriremo chiamarsi Christopher Bone o Boone, viene ritrovato morto il cane della vicina, ucciso con un forcone. Il ragazzino che appunto trova il cane perché fuori lo vede infilzato, cerca di liberarlo, lo prende in braccio e si avvicina a casa della signora per poi fargli presente l'accaduto. La signora lo accusa di essere stato lui e quando appunto viene spiegato il malinteso, il bambino prende appunto a cuore la situazione e decide di scoprire il responsabile di questa uccisione. Il giallo, ovviamente, sostanzialmente non è questo. Ci sono tante cose che vengono fuori, tanti tasselli della vita di questo ragazzino che sono degni di nota e costituiscono di per sé un altro giallo, quindi come se fosse un giallo nel giallo. La peculiarità di questo romanzo è che il protagonista, quindi Christopher, che è colui che racconta la storia in prima persona perché si usa l'espediente del libro, perché Christopher sta scrivendo questo libro sul caso del cane ucciso, è un bambino particolare, perché è un bambino, è un Asperger.
L'Asperger fa parte dello spettro autistico, quindi per chi conosce gli autistici sa quali sono le caratteristiche principali e l'Asperger viene considerato il soggetto che non è ritardato, se vogliamo utilizzare appunto i termini in maniera spicciola, non è un ritardato, però ha dei disturbi comportamentali. E questo libro è indicato per chi vuole avvicinarsi all'argomento perché tramite Christopher sappiamo e veniamo a conoscenza di tutte le caratteristiche di una persona con Asperger, di una persona Asperger. All'interno, per spiegare meglio, Christopher si avvale di tanti espedienti, come per esempio i disegni. Lui tende a schematizzare tutto, a scriversi cartine, a segnare leggende che a lui nella vita lui servono e proprio perché a lui servono le riprende in questo libro perché vuole spiegare ai lettori quello che lui fa, come percepisce il contesto circostante e come per lui è meglio comunicare. Infatti, la caratteristica predominante degli Asperger è quella di non essere bravi nelle conversazioni, nella comprensione di un determinato tipo di linguaggio, che per noi può sembrare naturale, ma che per lui non lo è. Per esempio, è difficile comprendere per lui l'ironia. Quando qualcuno fa una battuta che lascia il tempo che trova, che non è rivolta, non è derisione nei confronti della persona con la quale si sta parlando, lui la percepisce invece come un ridere di sé e quindi questo crea disturbo alla conversazione. Non comprende nelle frasi le similitudini e le metafore. Parlare, per esempio, con frasi del genere c'era una tensione tale da tagliare con il coltello, per lui è incomprensibile perché sa che cosa fa, sa qual è la funzione di un coltello, sa che cos'è la tensione e le due cose per lui non sono correlate e quindi non le comprende e non le accetta. In una conversazione lui si limita a rispondere. Non controbatte con un'altra domanda come avviene naturalmente in una conversazione. Se a Christopher gli dici e gli chiedi ciao, come stai? Lui dice bene, non dice bene, grazie. Perché per lui la conversazione è semplicemente rispondere alle domande. E la solitudine e l'isolamento sono preferibili per lui. Anche perché il rumore, i rumori e le tonalità alte, anche di un tono di voce, di un suono in generale, è altamente disturbante, a tal punto che lo porta a chiudersi le orecchie con le mani ed emettere dei suoni molto forti. Ecco perché non può stare in luoghi affollati, stazione, supermercati, traffico, luoghi stretti quindi una macchina piena di passeggeri. Per lui sono tutti ambienti che gli offrono più stimoli di quanti lui possa percepirne, catalogarne e accettarne. Quindi tutto questo viene raccontato dagli occhi e dalla voce di Christopher. Noi sappiamo tutta questa dovizia di particolari da lui stesso, perché lui ci tiene a spiegare qual è il suo contesto e il modo che ha di affrontarlo. E ha questo obiettivo di appunto ricercare l'assassino del cane, ma allo stesso tempo il riflettore è sulla sua vita, su come lui viveva con suo padre, di come sua madre è morta e tutto ciò che verrà svelato in seguito, su come lui accetta determinate notizie e vive determinate notizie che apprenderà in seguito, e quindi c'è un colpo di scena verso la seconda metà del libro e quindi un tema importante in questo libro diventa leggero, ironico e
commovente. Quindi la forza di questo libro risiede in queste tre caratteristiche: l'ironia, la commozione che ne deriva dal suo essere il fatto di ascoltare con leggerezza dalle sue parole quello che effettivamente accade. Spero di avervi comunicato tutto quello che avrei voluto effettivamente dirvi, perché quando un libro mi capita, che quando un libro mi piace molto, non riesco a dire appieno quello che vorrei dire. Però posso assolutamente consigliarvi di leggerlo, anche perché non è un'uscita recente, anzi. E quindi, per chi ancora non abbia avuto modo di leggerlo, ma ha sentito spesso questo titolo ed è curioso di capire di che cosa si tratta, io vi suggerisco caldamente di dare una possibilità a questo libro. Per il mese prossimo non ho ancora scelto, però la lista, insomma, è lunga, quindi vedremo un po' con che cosa proseguirò. E intanto vi auguro buona serata, buone letture e a presto. Ciao!